Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Gli albergatori zittiscono le regioni, dicono ora si riapre. Se uno vuole capire perché i presidenti di regioni italiane, quelli del sud, dopo tante sbraitari di quarantene, passaporti sanitari e blocco dei confini, stiano ora accettando tra i mugugni il liberi tutto, basta chiedere appunto lumi alle associazioni imprenditoriali del settore del turismo e delle attività connesse, tipo ristorazione, agroalimentari, eccetera. Bonomi, la voce del padrone, sovversivo sulle barricate, questa politica rischia di fare più danni del Covid, dice Carlo Bonomi in una rilevante intervista a Repubblica. Sentendo il leader degli imprenditori italiani parlare come l'avventore qualunquista di un'osteria, viene in mente Antonio Gramsci e il suo sovversivismo delle classi dirigenti, sovversivi dall'alto e sovversivi dal basso, contribuirono appunto attivamente alla vittoria del fascismo. Sono come il mio vecchio Ibra, l'età c'è ma resta forte, ci vuole un fisico bestiale sia per fare politica che per giocare a calcio, gambe forti e bocca volitiva. Un politico vegetariano in Italia non diverrà mai leader, vero che col calcio si acquistano punti. Mangiavo di tutto, dice, ero in Valtellina, pizzoccheri, dice, ero a Bisceglie, insomma, orecchiette con le rape, insomma, si adattava quindi a qualunque regione, a qualunque località. Ponte sullo stretto, il ritorno di Matteo Renzi, per sconfiggere la povertà serve più del reddito d'emergenza. Dai Romani a Berlusconi, storia dell'opera mai costruita e costata già 312 milioni. Nel suo libro in uscita il leader di Italia Viva rilancia il dibattito sul collegamento tra Sicilia e Calabria, i suoi sono sicuri, il momento è adesso. Franceschini, intervistato dal Corriere, non chiude, dice i treni ad alta velocità dovranno pur attraversare lo stretto. E il ministro Provenzano frena, dice far partire prima il resto. Il piano MIT per il Sud mobilita oltre 33 miliardi appunto nel triennio. Dall'antica Roma ai governi di Forza Italia, insomma, storia dell'infrastruttura mai realizzata, ma comunque molto costosa. È dal 2012 che la società Stretto di Messina aspetta di essere definitivamente liquidata. George Floyd, proteste alla Casa Bianca, Trump in un bunker sotterraneo, New York arrestata la figlia del sindaco De Blasio, continuano i disordini in tutto il paese. Coprifuoco anche a Filadelfia e Washington. Il New York Times scrive che venerdì, quando sono esplose le proteste davanti alla Casa Bianca, il presidente è stato portato per un'ora in un bunker sotterraneo. La 25enne Chiara De Blasio, arrestata e rilasciata, si era rifiutata di lasciare una strada di Manhattan sgomberata dagli agenti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Caivano, torna il racket, bomba davanti alle saracinesche di un negozio, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alle saracinesche di un negozio di abbigliamento in via Diaz a Caivano. Erano circa le 23.45 di ieri sera quando la zona al confine con Crispano trema per la fortissima deflagrazione. Il boato ha impaurito i residenti che sono terrorizzati e pianto di bambini e tensione. Napoli, sanificata e dell'Andia, fiduciosi dicono nella ripartenza nonostante le limitazioni. Sono iniziate nella prima serata di ieri e sono terminate ben oltre la mezzanotte le azioni di sanificazione delle dell'Andia. Il parco giochi di Fuorigrotta, che dopo la chiusura forzata degli ultimi due mesi, spinge sull'acceleratore per riaprire il prima possibile. La data potrebbe essere già quella di domani e proprio per questa ancora stamattina si sta continuando a lavorare senza sosta. Notizie da Treviso e dal Veneto. Benetton Rugby prolunga i contratti dei piloni Derrick Appia e Sheriff Traor rispettivamente fino al 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022. I due prima linea rappresentano la 17esima e la 18esima conferma nella rosa dei Leoni in vista delle prossime stagioni, completando di fatto le ufficializzazioni dei contratti definiti degli scorsi mesi. Investito da un'auto a pochi metri dalla loggia dei Cavalieri e caccia al pirata della strada che nella notte di domenica 31 maggio ha travolto un ragazzo di 28 anni in via Martiri della Libertà a Treviso, fuggendo senza soccorrerlo.
Assalti ai bancomat di Toscana e Liguria, sgominata via banda di giostrai, 5 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite, 14 le perquisizioni nei confronti di 9 persone per furto aggravato continuato, detenzione e porto abusivo di armi, esplosivo, riciclaggio e favoreggiamento personale. Picchiato a sangue per un parcheggio davanti alla macelleria, vittima dell'aggressione, il padre della titolare del negozio Planet Fruit a San Zerone degli Ezzelini è stato aggredito dalla famiglia marocchina che vive sopra il negozio. Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata sul Piave, ferito un 41enne. L'incidente è avvenuto verso le ore 16 lungo la Feltrina a Quero, provincia di Belluno. Il centauro è ora ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate nella caduta. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Non rispetta la quarantena, straniero denunciato, era ospite del centro di Prosecco, forze dell'ordine impegnate anche per alcune risse in città. Sono state 5 le persone sanzionate ieri dalle forze dell'ordine a Trieste, una dai carabinieri, 2 dalla Polterra e 1 dalla polizia locale per mancato rispetto delle distanze e dell'obbligo della mascherina. La 5ª multa è scattata nei confronti di un cittadino marocchino classe 1982. L'uomo è stato anche denunciato per mancato rispetto della quarantena. Doveva infatti rispettare i 14 giorni di lockdown nel centro di accoglienza di Prosecco, ma la polizia di Stato di Duino lo ha fermato per strada senza mascherina. Marina Iulia ha trovato senza vita l'uomo disperso. Il 74enne Giuliano Rocco era uscito in bici sabato mattina e non aveva più fatto rientro a casa. Si sono concluse nel modo peggiore le ricerche di Giuliano Rocco, quindi 74enne di Monfalcone, scomparso da sabato mattina. Il suo corpo senza vita è stato individuato nella tarda serata nelle acque del canale dei Dottori, vicino alle Grate, dopo 2 giornate di attività. Tantissime le persone mobilitate, coordinate dai vigili del fuoco di Monfalcone e Gorizia, che avevano allestito la base operativa a Marina Iulia con l'UCL. Lo zoo Punta Verde lancia un'iniziativa riservata ad alcuni animali simbolo legati a progetti di conservazione per sostenere la cura della struttura lignanese. E dallo zoo di Lignano, quindi di Lignano Sabbiadoro, parte questo progetto che si chiama Adotta una specie, un'iniziativa che consente di adottare simbolicamente un animale presente al parco lignanese e sostenere effettivamente la struttura affinché continui a garantire le migliori cure e le attenzioni di sempre, dal nutrimento ai trattamenti clinici e dal training alla ricerca e dalle pulizie agli arricchimenti. Raccontami una favola della Val Resia. Continuano le iniziative della Biblioteca Comunale di Resia in collaborazione con lo Sportello Linguistico. In seguito al grande successo di Ascoltare un libro promosso dalla Biblioteca Comunale di Resia, con il prezioso lavoro di Gianluca Dalio, lo Sportello Linguistico al Cittadino si è attivato per un'iniziativa simile. Festa della Repubblica in Piazza Udine in assetto anti-Covid, 2 gli appuntamenti alle 9 e alle 18 aperti alla cittadinanza con il distanziamento sociale per garantire la sicurezza. Il 2 giugno, Festa della Repubblica a Udine, si svolgeranno le celebrazioni. Nonostante il delicato momento che il Paese sta vivendo, nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore, anche quest'anno nella città di Udine, che ospiterà 2 momenti celebrativi in forma statica e che avranno appunto entrambi luogo in Piazza Libertà, per consentire la partecipazione in sicurezza di chiunque lo desideri. Bene cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.